Amici di Cellulare Magazine, siamo alla conferenza stampa di LG, alla Mobile World Congress 2015 di Barcellona, e vi presentiamo LG Watch Urban, l'ultimo smartwatch della casa coreana con connettività LTE. Con me, io sono Massimo Morandi, con me c'è Luca Figini. Luca. Ciao a tutti, ecco, lo sto tenendo in mano proprio adesso, ho tentato di indossarlo, vi faccio vedere come si indossa così un po' in diretta. Sì, c'è il blocco stile orologio d'alta classe e poi la regolazione per il cinturino. Bando alle ciance, questo è l'Urban LTE, è differente dall'Urban normale, cioè dai nuovi modelli di smartwatch di LG, dal fatto che è un po' più spesso, ha un design, seppure prendendo il family feeling degli Urban, però leggermente diverso, e soprattutto non è basato su Android Wear, ma è basato su quella che loro chiamano LG Wearable Platform. In realtà è una declinazione di WebOS, seppure poi, come vedremo, molte delle funzioni e anche molte delle interfacce, quindi delle personalizzazioni del quadrante dell'orologio, assomigliano a quelle di Android Wear. Bene, dunque, all'interno poi c'è un processore Qualcomm Snapdragon 400 da 1,2 GHz, il sistema operativo l'hai già detto, il display è un P-OLED da 1,3 pollici con una risoluzione di 320x320 pollici, rete LTE, quindi capacità di connettività completa, batteria importante da 700 mAh. Naturalmente questo è solo un primo contatto con questo smartwatch, quando lo testeremo vi sapremo dire se riusciremo a superare il classico giorno di autonomia. Intanto faccio vedere alcune peculiarità. Intanto l'interfaccia, come dicevamo prima, non è Android ma è WebOS, quindi loro hanno, anzi è LG Wearable Platform, quindi loro l'hanno presa e adattata all'utilizzo dei tre tasti che sono sulla scocca, che sono intorno alla corona fondamentalmente. Con questo principale si accede al menu delle applicazioni che scorrete ruotando il dito, e alcune applicazioni peculiari sono, per esempio, quando la trovo, i comandi vocali, quindi mi permette di interagire tramite comando vocale, le impostazioni, la fotocamera, la remota, il translator, quindi praticamente parlando lui traduce in tempo reale la lingua, che ne so, dall'italiano all'inglese o al coreano, insomma, una delle... E poi ci sono applicazioni per il trekking, per il golf, per la bicicletta, applicazioni tipicamente wearable, ovvero applicazioni per la parte sportiva. Il tasto inferiore serve per tornare indietro di un passo, che adesso non va. Quando siete nella modalità di comando veloce, il tasto inferiore vi permette di mettere un passo, e funziona allo stesso modo anche in altri menu. E poi, toccando per esempio su una parte del display, si accende al calendario, nella quale potete definire un appuntamento o eccetera. Altre funzioni tipiche dell'Urban LTE sono il push to talk, non arriverà in Italia, però loro l'hanno citato, ve lo diciamo, ovvero la possibilità di utilizzare lo smartwatch come se fosse una sorta di walkie talkie, quindi parlando, consumando rete dati con un altro orologio, ma senza fare una chiamata vocale. Vogliamo far vedere il sensore che c'è sulla parte posteriore della cassa? Sì, allora, la parte posteriore c'è questo sensore che abbiamo già visto per esempio sul G-Watch R e su altri smartwatch, che serve per la parte sportiva, per esempio per misurare le pulsazioni. Allora, il telefono ha lo smartwatch, scusate, ha un barometro, ha un GPS integrato e ha un sensore a 9 assi che comunque gli dà la posizione, gli dà il movimento, e che serve poi per tutte le applicazioni che trovate all'interno dello smartwatch. Importante, resiste a acqua e polvere perché è certificato IP67. Essendo un telefono potete fare anche una chiamata. La facciamo in Corea. Vai. Forse non è il caso. Vabbè, intanto sta andando. Vediamo se telefona davvero e se ci risponde qualcuno. Per il momento è tutto con lo smartwatch di LG Watch Urban LTE. Da Luca e Massimo, ciao, a presto sul nostro canale.